Artemis 1 è la missione spaziale che mira a portare stabilmente l'uomo sulla Luna e poi su Marte. Sempre a Torino, la Argotec sviluppa un tassello del puzzle, un nanosatellite chiamato Argomoon, che andrà a orbitare attorno alla Luna e che servirà a monitorare con foto l'andamento della missione. All'interno di questo nanosatellite abbiamo sistemi propulsivi, abbiamo un'avionica molto avanzata che ci permette appunto di processare tutte queste informazioni in real time a bordo, abbiamo due ottiche molto avanzate, quindi sistemi ottici molto avanzati, tutto questo all'interno di una valigetta 24 ore. Questa stessa azienda ha sviluppato la tecnologia che ha permesso a Samantha Cristoforetti di bere un vero espresso nello spazio. Abbiamo visto la macchinetta del caffè con occhi diversi, per cui abbiamo sostanzialmente ingegnerizzato un meccanismo che viene utilizzato da diversi anni nelle comuni macchinette del caffè terrestri, ma con lo scopo di eliminare la perdita d'acqua, per cui abbiamo reingegnerizzato, abbiamo creato un meccanismo di pompaggio acqua e aria che abbiamo brevettato e che attualmente viene utilizzato appunto sulle macchinette terrestri.